Devi essere uno stronzo per avere successo con le donne? Lo scopriamo oggi. Allora, per chi non mi conoscesse, io sono Fabio S e aiuto gli uomini a migliorare con le donne, a sviluppare una forza magnetica seduttiva più grande e aumentare la loro autostima. Nel frattempo, per chi si sta collegando in questo momento, se mi date un segnale di vita, per chi su questo pianeta con un bel ciao, scrivete ciao nei commenti se mi sentite e vedete bene soprattutto. E oggi dicevo, vediamo, uè, ciao Ale, sei tornato, grande. Oggi vediamo, esattamente, ciao Salvo, oggi vediamo il discorso dello stronzo, cioè bisogna essere stronzo e questo discorso vale anche per le donne. Ci sono delle differenze, ma noi siccome prendiamo le differenze, diciamo, tra uomo e donna sono in profondità, quindi non è un problema di oggi. Oggi cerchiamo semplicemente di rispondere a questa domanda. Ciao Ale, se bisogna essere stronzo e perché tutti pensano così, cioè è incredibile, soprattutto chiunque iniziano a dire, a me, le donne iniziano a dire mi piacciono gli stronzi, i bravi ragazzi, messi male, dicono a me piacciono le stronze e così via. E quando uno dice che gli piace le stronze, è il segnale che è messo molto male, sia se è uomo sia se è donna, perché se è uomo vuol dire che sta molto vicino alla femminilità, quindi è estremamente bravo ragazzo e stiamo ai limiti del trans, a livello di energia, dico non perché è un trans. E se invece è una donna, gli piacciono gli stronzi, in realtà per la donna non è tanto che sta verso l'energia maschile, ma più che altro perché ha un'energia femminile un po' eccessiva, un po' disturbata e problemi che vengono dall'infanzia in realtà, ma che non tocchiamo perché oggi parliamo del discorso dello stronzo, insomma. Bisogna essere stronzo. Allora, ovviamente la risposta a questa domanda e no, non serve essere stronzo. Ciao Mero. Ma il punto che non serve essere stronzo è perché lo stronzo funziona o è vero che funziona? Questa è la vera domanda. Quindi, voi, per esempio, chi già mi sta ascoltando, chi è che pensa che lo stronzo ha un buon effetto, un buon successo con le ragazze? E vale anche per le ragazze che pensano che la stronza ha più successo con i ragazzi. Intanto scrivete, io continuo. Allora, il punto è che lo stronzo, proprio oggi ne parlavo nella lezione che ho registrato per quanto riguarda il videocorso sull'energia maschile che i grandi super allievi di Seduzione S avranno tra qualche giorno, tra 2 giorni, domenica. E parlavo proprio della differenza tra energia maschile e maschio alfa. Ora, senza entrare nella parte più tecnica che non ci compete perché sta lì, cioè, voglio dire, già ci sta, già l'ho fatto stamattina, quindi non lo ripeto stasera. Invece sullo stronzo, il punto dello stronzo è che lo stronzo e la stronza hanno successo perché sono messi meno peggio della controparte. Cioè, ti faccio un esempio. Se giocano 2 squadre a calcio, a basket, a pallavolo, a beach volley, a beach soccer, qualunque cacchio di sport, anche a curling, quello sul ghiaccio, le bocce sul ghiaccio, e tu prendi 2 squadre, chi vince, vince il più forte. Ma se sono tutte e 2 scasse, ma veramente scasse, chi è che vince? Vince il meno scasso. Ed è quello che fa lo stronzo. Lo stronzo ha un nemico naturale, che è il bravo ragazzo, che è l'alternativa, ma il bravo ragazzo non è un nemico naturale, è tipo i compagni di squadra di Oliver Hutton. Vi ricordate Ollie e Benji? Avete presente? C'era Ollie, Benji, Tom Baker e poi una massa di sfigati. Ecco, i bravi ragazzi sono tutti quelli sfigati. La New Team senza Ollie, senza Tom e senza Benji, una squadra che perde 20 a 0. Quindi non è che lo stronzo è forte, lo stronzo è bravo, no, è che la controparte fa veramente schifo. Cioè, il bravo ragazzo è qualcosa di imbarazzante, la brava ragazza è qualcosa di imbarazzante.
perché hanno dei problemi di disequilibrio energetici che fanno paura, sono completamente insicuri, tutto quello che fanno lo fanno per avere approvazione, non per andarci a letto, ma per avere approvazione, che sono due cose diverse. È un po' come se uno vi ferma per strada e cerca di vendervi qualcosa, ma il suo obiettivo non è vendervi qualcosa, ma è che voi gli dice: oh, ma lo sai che sei veramente simpatico? Avete mai detto a un venditore che è simpatico? È impossibile. Allora, se gli avete detto che è simpatico, probabilmente avete comprato niente, ti ha fatto ridere e te ne sei andato. Cioè, e sono obiettivi diversi. Se il venditore per strada ti vuole vendere qualcosa, non deve essere simpatico, non deve far simpatico. È la stessa cosa, il bravo ragazzo, quando interagisce con la ragazza, che cosa fa? Cerca di compiacerla, cerca di farsi sentire figo, cerca di farla ridere. Sono tutte cazzate, tutte cose che non servono, perché non vanno nella direzione dove dovrebbe andare. E allora lo stronzo c'ha partita facile. Lo stronzo è la squadra di Benji. Non so se vi ricordate, la squadra di Benji erano tutti forti praticamente. Cioè, avevano vinto il campionato l'anno prima. E quello è l'esempio. Quindi non è che dici: oh, lo stronzo funziona, oppure la stronza funziona. Ma non è vero. È solo che la controparte è veramente sfigata. Il bravo ragazzo qualsiasi, cioè il 99% dei bravi ragazzi, sono messi così male che lo stronzo, quando li incontra, cioè, non se ne accorge nemmeno. Perché lui, a livello energetico, ha un disequilibrio, ma un disequilibrio nell'energia maschile, in cui oggi non entro. A proposito, se voi sapete che cacchio sto parlando e non sai neanche che cos'è l'energia maschile, nonostante siamo nel 2020, mannaggia te le tecniche di rimorchio da 2 lire, vatti a vedere il webinar, il webinar Project S, che trovi al link seduzione.com/webinar. Se qualcuno, come al solito, mi fa il grande favore di scriverlo nei commenti, e poi se gli sparate qualche mi piace, così va sui pertinente, il più pertinente, e tutti sanno dove devono andare a vedersi il webinar, che è una bomba. Voglio dire, a me non capita ormai più un giorno dove qualcuno non mi dice che si è commosso o che ha imparato qualcosa di bellissimo o che ha capito qualcosa che l'ha illuminato. Non era quello l'obiettivo, non mi fregava niente di illuminarvi, ma lo fa, quindi ottimo, cioè non mi lamento sinceramente. Grande Salvo, anche oggi sei il primo, grande, mi piace. Quindi, tornando a noi, lo stronzo vince, ma vince facile, non è perché è più bravo. La stronza vince facile, perché prendi anche la stronza nelle donne. Che come è fatta? La stronza sicuramente è seduttiva, sicuramente non ha problemi a sculettare, non ha problemi a vestirsi bene, non ha problemi a truccarsi bene, non ha problemi a passare davanti a un gruppo di uomini invece di passare dall'altra parte, non ha problemi a mostrarsi. Beh, una volta che hai fatto questo, se l'alternativa non fa un cazzo, hai vinto. Cioè, ma mica perché sei chissà che, non è che ti sei reinventata la seduzione, non è che, oh, ma hai visto che tecnica segreta che ha fatto? No, è semplicemente ha camminato senza vergognarsi, senza cercare di essere trasparente, e vince. E certo, l'alternativa sai qual è? La ragazza che passa attraversa la strada, va sotto i portici, all'ombra, così non si vede. È ovvio che perde. Ma da qui a dire, oh, dobbiamo essere tutti stronzi, è un po', vi faccio questo paragone. Allora, vi chiedo, quali sono gli uomini che nella storia hanno avuto più donne? Se mi rispondete al volo, che vorrei qualche risposta che condivido, perché non voglio darvi la risposta subito. Allora, mentre io parlo voi scrivete, perché so che c'è la differita, quindi ci vuole un po' di tempo. Alcune idee possono essere grandi seduttori, gente che viveva per la figa. Beh, sicuramente ci sta in questa classifica, però di questi si conosce poco, perché sì, va, poi i famosi magari si conoscono, ma quelli che lo facevano davvero mica si pubblicizzavano, cioè non confondiamo le due cose. Non è che c'era internet, faceva Instagram e si faceva vedere con le ragazze, ok? Poi ci sono gli attori, che sicuramente vanno di brutto, probabilmente più degli attori però vanno i cantanti rock, soprattutto in America e in Inghilterra, cioè dove è nato praticamente, che distruggono anche gli attori hollywoodiani. Ma c'è una categoria che supera tutti questi. Chi è? Vediamo se qualcuno lo indovina, vi do altri 5 secondi, lo so che sei un'indifferita, ma anche tu che stai vedendo dalla replica, se magari lo lascio per un po' e tu lo vedi, cerca di capire.
Bobo Vieri, i calciatori, sì, i calciatori, o meglio, la categoria Bobo Vieri, che si può chiamare anche il velinomane, colui che si fa di veline, o anche che si fa le veline, ma è la stessa identica cosa, sicuramente fa parte di questa categoria, ma c'è una categoria che li distrugge, cioè quelli che avete Bobo Vieri, attori, cantanti, li distrugge. Sapete chi è? Ve lo dico. Sono i dittatori. Avete presente quante donne ha avuto Gheddafi? Saddam Hussein? E poi sparate gli altri nomi che sinceramente io non li conosco, non mi ricordo i nomi, ma io sono sicuro che qualunque dittatore voi vi venite in mente era pieno di ragazze. Ora, secondo il ragionamento che stavamo facendo prima, vuol dire che noi dovremmo essere tutti dittatori, perché i dittatori sono pieni di figa. Fanno così e arrivano donne su donne su donne. Quindi, perché non scriviamo un libro che dice brutto, cattivo, dittatore, il futuro della figa? Facciamo un libro del genere, facciamo un videocorso dove insegniamo a diventare dei dittatori, perché se, hanno la maggior parte di donne. Cioè, Gheddafi stiamo sull'ordine di decine di migliaia, stiamo parlando di persone che avevano. Oppure quell'altro che per il Copvirus si è bloccato nell'hotel con 22, ha fatto il lockdown con 22 concubine. Cioè, di che parliamo? Quelli sono quelli che hanno più le donne. Quindi vuol dire che dobbiamo diventare dittatori? Capite che il discorso è stupido completamente? Che non bisogna generalizzare, bisogna riflettere, cazzo, bisogna riflettere, non bisogna prendere una cosa e dire quello è successo, quindi dobbiamo essere come lui, bisogna capire che perché sta avendo successo lui e se quella cosa è rivoltabile, cioè lo puoi rivoltare su di te, lo puoi applicare alla tua situazione e soprattutto contro chi gioca, contro chi sta giocando, perché se è un dittatore gioca contro nessuno, perché i suoi avversari sono i suoi cittadini, concittadini, ma sono i suoi subordinati, non c'è nessuno pari di lui. Quindi lui sta giocando, è un po' come se una squadra di Serie A gioca il campionato di seconda categoria, vincerà tutte le partite di almeno 5 gol a partita. È ovvio, quindi che vuol dire? Non vuol dire niente, vuol dire che gli avversari non esistevano. Quindi è molto 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 importante che noi non confondiamo non confondiamo quello che funziona in altre situazioni, in altre persone, in altri ambienti. Le cose funzionano, ma devi vedere chi è l'avversario. Allora, a quel punto, una volta che hai capito che lo stronzo funziona solo perché l'avversario fa schifo, cosa ti rimane di fare? Ti rimane di diventare un avversario migliore. Quello che ha fatto la New Team quando ha incontrato la squadra di Benji, ha aggiunto Holly e ha aggiunto pure Tom, penso, a fine partita. Credo che fosse contro la squadra di Benji e ha vinto, pareggiato, non mi ricordo. L'avrò visto 20 volte, non mi ricordo che risultato. Comunque Holly non ha mai perso, quello è sicuro. Quindi l'avversario fa schifo, lo stronzo e la stronza vincono perché non hanno avversari, ma nel momento in cui tu gli dai un avversario, loro perdono perché non sono forti davvero, non sono stati abituati. Tra l'altro, per esempio, alcune cose che succedono di solito agli stronzi, se prendete degli stronzi che voi conoscete, per esempio il bulletto della scuola è un classico stronzo, ma se tu voi prendete il bulletto della scuola, tutti voi avete un bulletto della scuola, magari delle superiori. Ora, magari adesso ci avete 25, 30, 35, 40, 45, che cazzo di età ci avete? Va bene qualunque. Andate a vedere la stessa persona e vedete cosa fa. Probabilmente niente. Probabilmente è completamente diverso. Probabilmente è proprio uno sfigato. Perché? Mica è cambiato. Non è che il suo DNA è cambiato. È semplicemente che ha cambiato il gioco. Quindi da essere magari quello che ha sviluppato prima, quello col corpo più forte, più muscoloso, più che gliene fregava niente a 14 anni, di colpo ha iniziato a giocare nel mondo dei grandi e di colpo nel mondo dei grandi si prendono le batoste. E lui che non era abituato ad avere nessuno che gli dava contro, ha perso, cioè diventa sfigato. Ed è la dimostrazione del perché. Gli stronzi non sono forti, non sono migliori, non è l'obiettivo. È un deficiente uno che dice: il mio obiettivo è diventare uno stronzo.
Lo stronzo non è forte, non è bravo con le ragazze, solo che non ha avversari all'altezza. Non ha avversari all'altezza. E quindi l'obiettivo è quello di diventare degli avversari migliori. Ed è molto molto semplice, molto molto semplice. Diventare un bravo ragazzo che ci sa fare è facilissimo, perché devi solo lavorare sul discorso dell'energia maschile. Non è che ti rimangono un miliardo di cose, non è che devi fare 2 miliardi di tecniche. Lavori, risvegli, aumenti, convogli, trasmetti, non impazzisci nel frattempo e stai a posto. Poi se ci aggiungi un po' di tecniche, un po' di tattiche, dopo può avere senso per andare più veloce, ma la maggior parte delle persone non vuole quello, non vuole diventare il nuovo Casanova, il nuovo Don Giovanni. La maggior parte delle persone vuole avere la vita che gli piace, fare le cose che fa, lavoro, hobby, amici, uscite, e nel frattempo divertirsi con le ragazze. Oppure trovare una ragazza con cui stare in sé qualcosa di sei. Quindi, voi nel frattempo, allora... Voi conoscete qualche, avete presente qualche stronzo che poi vi è capitato di vedere questa cosa, cioè di notare qualcuno che era stronzo a una certa età e poi di colpo, cioè l'avete rivisto, era, o era sfigato, o comunque era completamente normale, tranquillo? Perché è una cosa che io per le prime volte che lo vidi addirittura da bambino, cioè i bulletti da bambino, già quando diventavano adolescenti cambiavano, ma perché cambiava il campo di gioco. Una volta che cambia il campo di gioco, cambiano gli avversari, i risultati cambiano. E quindi il sì stronzo per avere successo è una grandissima cazzata. Domande? Osservazioni? Anche il cantante dei Siamo i Vatussi. Sì, tutti i cantanti, anche Edoardo Bennato. Quello mi sembra che si chiama Edoardo qualcos'altro. Sì, Edoardo Vianello. Beh, erano miti all'epoca comunque. Stiamo parlando di gente che negli anni 60 camminava sull'acqua in Italia. Quindi è come se stessi parlando dei Beatles in Inghilterra. Per farti capire anche la differenza di musica che c'era tra l'Italia, l'Inghilterra e gli Stati Uniti, mentre loro avevano gli Stati Uniti avevano i Velvet Underground, l'Inghilterra aveva i Beatles e noi avevamo Edoardo Vianello o anche Gianni Morandi, fantastico. Bene, allora, se intanto vi ricordo, prima di chiudere, di guardare il webinar Project S, che sta nella versione già tagliata e potete guardarla velocemente al link seduzione.com/webinar. Se avete qualche domanda fatemela, e se no io vi saluto. Era amico di Califano, tutti erano amici di Califano, tutte le donne erano amiche di Califano e anche qualche uomo, perché così prendeva di le donne che giravano attorno a Califano. Vediamo un po', fammi avvicinare, se no non leggo un cacchio. Piero, tanti amici dall'infanzia, ma ancora oggi vedo persone che nel loro campo si sentono al top facendo gli stronzi e poi cambiano una variabile o il campo di gioco e vanno in crisi. Assolutamente vero. Gli stronzi proprio non sono abituati ad avere... non hanno avversari. Allora è normale che se tu dici a una ragazza, scusa, preferisci lo stronzo o il bravo ragazzo sfigato? Ma già, voglio dire, è ovvio, è ovvio. Lo scopri nel corso, Salvo, devi aspettare 2 giorni. Comunque ogni cosa che si impara facendosi il lavaggio del cervello. È una cosa essenziale. Presente perché uno compra la Coca-Cola e non la cola della Conad, mica perché è più buona. Perché? Perché c'ha il lavaggio del cervello. Vede il rosso e si ricorda gli orsetti di Natale. Vede il rosso e vede la Coca-Cola. Vede il rosso e vede le serate con gli amici a mangiare la pizza e la Coca-Cola e via dicendo. È il lavaggio del cervello, quindi... Lo so che sei impaziente, e quindi noi impariamo facendo letteralmente il lavaggio del cervello e facendo entrare le informazioni, ma non a livello conscio, cosa che è ovvio perché basterebbe che io te lo dico e tu lo capisci, ma in realtà a livello inconscio. Ora questo passaggio lo facciamo invece col videocorso sul mindset Super Saiyan. Su quello invece dell'energia maschile ti faccio il lavaggio del cervello sull'energia maschile, risvegliandotela proprio. Ma non solo risvegliandola, è il risveglio esponenziale, quindi tu lo risvegli e poi aumenti, cioè proprio a livello esponenziale.
Poi invece con il corso sull'identità seduttiva lo andiamo a convogliare e infine quello del mindset serve appunto per fare in modo che uno non impazzisci perché la nuova persona è nettamente più potente e come Superman deve avere la mente di Superman, non può avere la mente dello sfigato di Clark Kent, okay? Deve essere forte la mente di Superman e in più serve per continuare a crescere. Senza il mindset non si continua a crescere. Cioè, a prescindere da dove ti trovi, se tu non fai il salto di qualità al tuo mindset, tu non puoi raggiungere quel livello. Bene, allora se non ci sono altre domande, io mi direi che posso tranquillamente andare a uccidere qualche zombie in The Last of Us parte seconda, che è una figata. E noi ci sentiamo, domani è weekend, quindi non è alle 9:30, ricordate, ma alle 2:30. Breve sintesi su quello che abbiamo detto oggi. Non devi essere stronzo per andare con le ragazze o stronza per andare con gli uomini. Sì, hanno successo, ma solo perché la controparte, cioè i bravi ragazzi o le brave ragazze, sono così sfigate che non c'è partita. Quindi è una gara tra due sfigati, vince chi è meno sfigato, perché questo è veramente pessimo. Nel momento in cui tu risvegli, che sei maschio, risvegli l'energia maschile, se sei donna, risvegli l'energia femminile, il discorso è identico. Ricordate che io su Facebook, almeno fino al 15 luglio, sto facendo il Fabio S Live Show che è aperto sia a maschietti che a femminucce, quindi cerco di parlare di cose che valgono un po' per entrambi. Parlo al maschile perché siete per lo più maschi, però cerco di parlare di tutte e due. È vero, Cristian, The Last of Us è così bello che posso giocare un quarto d'ora perché è troppo forte. Cioè, è letteralmente una botta proprio di emozioni. Poi, cioè, chi ha giocato il primo sa che succedono, quindi è veramente intenso. Preferisco in realtà giocare a MotoGP molto di più perché con MotoGP posso ascoltare e farmi formazione, imparare cose nuove ed è bellissimo. The Last of Us invece tu sei letteralmente al cinema. E non ci capisci più un cacchio, cioè stai lì e quindi gioco un quarto d'ora, 20 minuti e poi devo uscire da quel mondo perché mi aspetta questo, insomma, quindi assolutamente. Bene, allora noi ci vediamo domani alle 14:30. Segnatevelo nel frattempo, prima di andarvene, non ve ne andate, non ve ne andate, non avete cliccato sui cuoricini. Dove sono i cuoricini? I cuoricini. Il sei figo, il mi piace, mi fai impazzire, voglio un figlio da te. Dove sono tutte queste cose? Non le vedo, cioè ogni tanto, bom bom, sembrano i palloncini della festa andata male. Quindi mi raccomando, lasciate un saluto anche voi della replica, un mi piace. Sì, ho notato sta cosa, che quelli delle repliche non cliccano un cazzo. Ora io parlo con te, persona della replica. Che cazzo ti costa? Sei arrivato adesso, metti un cazzo mi piace. Mica ci vuole tanto. Lo vedi in diretta come lo stanno facendo? Tu della replica no. Cioè, io se arrivo a, che so, 13 like, la replica la vedono 800 persone, 13 like. Mo dici, non è piaciuta a nessuno? No, è che siamo pigri, è una cosa pazzesca. Quindi parlo a te, uomo, donna della replica. Metti il cazzo di like. Metti il cazzo di like.